Buonasera a tutti, benvenuti anche questa sera alle nostre dirette. Ben ritrovati a chi è abitudine a seguirci e benvenuti a tutti i nuovi. Questa è una serata speciale, è una serata speciale per tutti gli appassionati che negli anni 80 e 90, che sono le nostre annate, seguivano le gare. Abbiamo con noi un pilota che ha battagliato con i miti, entrando anche lui di fatto nei miti di quel periodo, perché insomma, battagliare e poi finire sul podio con René, Schwanz, Doohan, poi i tre mondiali, insomma, un personaggio veramente esagerato, un mito per tutti noi. È con grandissimo piacere e onore che accolgo con noi questa sera Luca Cadalora. Benvenuto. Ciao, ciao Filippo, ciao a tutti, ciao. Ciao Luca, ciao Luca. Ciao. C'era una Grazie grande... dell'introduzione, sei... No, è la verità, guarda, c'era grande fermento quando ho anticipato la tua presenza perché tantissimi... ti hanno amato come pilota e non solo, perché poi tra i vari commenti, comunque, no, ma Luca è una splendida persona. Insomma, c'era anche chi così apprezzava il pilota persona, ecco, oltre al pilota che dava gas. E, Sì. senti, io inizierei ringraziando il mitico Maurizio Bombarda che ha reso possibile questa nostra chiacchierata. Insomma, un personaggio che ti ha seguito durante i tuoi anni, no? di Sì, corsa. fa parte della mia storia di pilota, perché con Maurizio c'è un rapporto che nasce. Forse io avevo appena iniziato a correre, e tra l'altro abbiamo iniziato a correre più o meno con le stesse moto, lui però con le ruote artigliate. Ah, ok. E poi c'è un rapporto di amicizia anche, no? Che vi lega da un sacco di anni, ecco. Quindi, io proprio da... Buonasera a tutti, intanto, chi si sta collegando alla diretta. Proprio da Maurizio vorrei iniziare, e da Maurizio con te, perché in realtà forse tutti non sanno che la tua primissima gara è stata a Modena. Sì. Ecco, allora io vorrei che tu ci raccontassi un po' com'è andata questa giornata. Sì, è andata, beh, per me non è andata benissimo perché ho fatto un volo incredibile proprio qui nella S dell'ex autodromo di Modena. Era una gara WISP, credo di ricordare, e avevamo questo mezzo litro, no, di miscela, con la quale dovevamo completare la gara, ecco. E devo dire che è stato veramente il mio debutto in pista questo. Io la prima volta che ho messo le ruote in una pista è stato in occasione proprio di questa manifestazione nella era autodromo di Modena. Ma tu sei il primo? Sì, io sono questo qua su questo motorino nero Sì. Beh, lo stile e c'era già tutto, eh. era un tubone questo, io ero a sedere sul portapacchi praticamente. Sì. Era un motorino che mi era stato fornito da Foroni, che era allora il mitico concessionario KTM e anche Malaguti, e così mi diede questo motorino sul quale ci lavorammo qualche giorno prima per prepararlo per l'evento. Sì, perché poi qualcuno sembrava di serie, ma in realtà c'era Maurizio che aveva creato una cosa Ecco, strana, no? ecco. Sì, beh, ha fatto, sai, aerodinamica, effetto suolo. Ma guarda anche la Beh, posizione che... Cioè, perfetto. comunque la fantasia non ci mancava, eh. No, no, ma Madonna, Ci mancava tutto il resto, però la fantasia non mancava. chiedono se è un califfo, no, questo mi sa che era un piaggio, Ah, questo forse, qua è un piaggio, sì, direi che è un piaggio. no? Sì, Un Bravo, fantastico. qualcosa del genere. Sì, Il è un mio era Bravo. un Malaguti, non mi ricordo come si chiamava, forse Grizzly, Ma qualcosa era del il tuo personale, genere. Ciccio? No, era del concessionario, era un presa diretta 50, avevamo montato il cilindro, quello quattro travasi, insomma, Fantastico. fuori.
Però il carburatore naturalmente avevano lasciato il 14-12 perché altrimenti i consumi sarebbero andati alle stelle. certo, poi questo era il 77, giusto? Sì, può Per essere. dare un riferimento. Va bene, poi prima di diciamo, iniziare la lunga carrellata, chiacchierata, no? Lungo la tua carriera, Sì. io ho trovato su il numero di motociclismo dell'aprile 91 un tuo rapidissimo test in sella alla CBR 600. E in quella box, diciamo, tu raccontavi che avevi un VFR 7,5. Che Sì, usavi un po' per strada in quel ho avuto periodo. un VFR 7,5, quello era rosso con la sella blu, era secondo me un boh, 89, 90, qualcosa del genere. Sì, era una moto da turismo, ecco, che io Sì. usavo tanto. Sì, era per farsi un po' le braccia, perché quando facevi le strade in montagna, insomma, c'era da lavorare parecchio per fare i tornanti, ecco. Sì. La ricordo bella, bella tosta, bella Sì, pesante. qua raccontavano che in questo test eri a Varano e c'era un freddo becco perché era tipo Sì, febbraio, quindi c'era fa 5-6 brutto. gradi. Quindi diciamo che tu in strada la moto l'hai un pochino usata in quel periodo con VFR. No, io la moto, a dire il vero, l'ho usata molto prima, cioè nei primi anni 80, prima di iniziare a correre. Andavo per strada, prima con il cinquantino, sai, qui a Modena c'è una strada che da Maranello va a Serramazzoni, è una strada famosa per i motociclisti, è una strada, sono 22 km di collina, di montagna, e io andavo col mio cinquantino su e giù per questa strada per imparare a fare le curve, diciamo. Ma tu Ho hai rischiato di più lì che a fare 20 anni di corse, quello sicuro. Ci credo. Tu hai come tanti un parente o qualcuno che circolava in casa che ti ha attaccato, diciamo, la passione, la voglia di salire in sella? Sì, mio papà, beh, mio papà Renzo ha corso negli anni, alla fine degli anni 50, 57, 58, 59. E ha corso in 125 con la MV, con la Ducati, da juniores. E poi mi ha portato con sé in moto che io mi ricordo mi metteva davanti perché ero veramente piccolo. Quindi io prendevo il manubrio all'interno e appoggiavo i piedi sopra i carter tondi del suo Ducati 750 GT. Questo Fantastico. portava in giro con lui. In montagna, ovunque, ecco. Sì, bello, bello. E se non sbaglio, spostandosi dal 77 alla tua prima vera esperienza in pista, qui sei con lui, no? Sì. Sì, Nell'80 questa dovrebbe essere Misano. questa qui è proprio la prima uscita che facemmo con la Motovilla 125, che poi io ho utilizzato per fare i primi 2 anni del campionato italiano juniores, Sì. e qui eravamo proprio al debutto. Avevo con me altri, c'era mio padre, poi c'erano altri due amici che si cimentavano nella TT2, che erano Tommy Favaloro e Pino Palmisano. Loro avevano un Benelli, cioè motore Benelli e ciclistica bimota, una moto fantastica. E anche loro provarono, cioè erano proprio gli inizi, abbiamo detto ok, proviamo, ah sì, proviamo anche noi, noi facciamo il TT2, perché loro avevano qualche anno in più di me, e abbiamo iniziato insieme questa avventura. Beh, bello. Anche la tuta l'avevi presa in La tuta in prestito, come prestito. tutto, cioè tuta, stivali, Lusoardi, Claudio di Modena, che lui partecipava, faceva al campionato del mondo della 50 con il Villa 50, mi diede una sua tuta, gli stivali, perché io non avevo niente, fu molto carino, insomma, sia i Quindi fratelli Villa, un po' tutti i fratelli Villa, Francesco, Walter, Alfonso, insomma, mi presero a cuore, ecco, vedevano in me qualcuno che comunque era determinato a provarci sul serio, ecco.
E quindi tu hai fatto, beh, queste prime esperienze, poi anche nello Juniores nei primi anni 80, e poi dell'84 sei passato al Mondiale Sì. con la NBA, fino all'86, quando poi sei entrato in Garelli, che è stata l'annata, diciamo, che ha consacrato, che Sì. è da allora campione, ecco. Sì, io di livello dovevo arrivare in Garelli con nel Team Italia con Fausto Gresini già dall'85, ma poi per qualche manovra politica nell'85 fu la volta di Ezio Gianola che fece quell'anno lì e io corsi. Grazie alla federazione che allestì un team per me all'ultimo minuto, corsi con la MBA 125, grazie a Comanducci, che era della federazione allora, a Renato Chiarelli, a Bacheca, sono tutti nomi questi che per me sono state persone insomma, importanti, che mi hanno dato veramente una mano. Poi in realtà sei arrivato nell'86 in Garelli e subito diciamo che ti sei messo a battagliare con Fausto perché alla Sì. fine lui è arrivato secondo nel mondiale per 8 punti se non sbaglio, quindi Sì, proprio 12 forse, 12, ecco però insomma una decina di punti. sì, la battaglia fu davvero strettissima. E devo dire che quell'anno con Eugenio Lazzarini come team manager che mi aveva voluto nel team già dall'anno prima. Mi avrebbe voluto con sé e devo dire che Eugenio è stata una persona davvero importante per me. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato a fare il professionista, ecco. Anche perché io ero un po' così, insomma, ero un ragazzino giovane un po' così, un po' Senti, ma arrembato. volevo approfittare già che si parlava dell'86. Per sapere un po' tu che rapporto avevi con Fausto e così se vuoi farci un ricordo Guarda, di lui. io, sai, lui era già campione del mondo, aveva vinto l'anno prima, nell'85, io sono arrivato, insomma, che non avevo fatto proprio una bella stagione, ecco, nell'85. E devo dire che è stato però bello, è stato un confronto molto duro, però passavamo un sacco di tempo insieme perché ci si cambiava insieme su questo, avevamo un pullman che credo che prima fosse del team Gallina, era quello che usava Gallina quando aveva il team Nava Olio Fiat, perciò noi ci cambiavamo insieme, insomma, vivevamo tanti momenti insieme Sì. delle nostre corse, ecco. Però lo scontro fu davvero duro, perché lui non voleva mollare mai, era uno molto tenace. Io, sai, ero quello più giovane che arrivava a rompere le scatole, e quindi ce le siamo andate di santa Beh, ragione. in effetti subito il primo anno hai avuto la meglio tu, quindi insomma immagino che ci tenesse Sì, devo dire che io particolarmente sono stato anche un po' più fortunato di lui, perché lui ha avuto un guasto tecnico a Misano, che insomma, la gara di Misano ha fatto 1-0. E questo è stata una cosa pesante per lui, ecco, nell'economia del campionato. Quindi sono stato anche fortunato in quel caso. E senti, poi sono seguiti 6 anni in 2,5 e 6 anni, diciamo, pieni, sì, pieni o forse alla fine non proprio pieni, però in 500. Sì. Volevo sapere la cilindrata che ti ha dato più a bocce ferme, diciamo, 20, 30 anni dopo, 20 anni dopo, la cilindrata che ti ha dato più soddisfazioni, che hai sentito più tua? Beh, insomma, sportivamente ho vinto tanto in 250, però insomma, la 500 era un'altra cosa, insomma. Però devo dire che l'equilibrio tecnico, l'equilibrio tra prestazioni e peso della moto della 250 è qualcosa di veramente difficile da ripetere, era un equilibrio fantastico che avevano queste moto. Quindi diciamo Moto entrambe le cilindrate veramente per delle lame
ti permettevano di andare velocissimo, di sfruttare la moto al 100%, e quindi insomma per me era una categoria fantastica. Ma Insomma. le differenze, poi adesso anticipo una domanda che avevo in mente per dopo, le differenze che diciamo sono un po' note tra Yamaha e Honda nelle 500 di quegli anni, quindi la Yamaha un pochino più a livello di ciclistica, di telaio, precisa, meglio come guida, invece la Honda un motore un pochino più Sì. potente, si ritrovavano anche nelle due e mezzo di fine 80, inizio 90? Sì, perché bisogna capire, allora i giapponesi bisogna capirli, perché loro ci sono delle filosofie proprio, no? Che nascono da loro, cioè da Yamaha, dai fondatori, come nasce da Honda, da Soichiro Honda. Cioè la Yamaha ha sempre avuto questa caratteristica di essere più friendly, cioè loro hanno sempre cercato di fare una moto che piacesse ai loro piloti, cioè che si guidasse bene, magari anche a scapito, non hanno mai puntato alla prestazione massima a livello di motore. E questo è un qualcosa che ancora adesso esiste, cioè queste Ah, sì. differenze ci sono da sempre, no? E Yamaha era una moto. Cioè, che in alcuni anni la ciclistica era veramente qualcosa di straordinario. Però nei confronti di Honda ha sempre peccato di potenza massima, perché comunque Honda aveva un reparto corse che aveva il triplo delle persone, ma il triplo anche di più. Cioè, erano 300 persone che lavoravano all'HRC e alla Yamaha erano in 15. Cioè, insomma, c'era una sproporzione grossa, ecco, di mezzi e anche di economicamente di investimenti. Ma Perciò questo portava ad avere un approccio diverso. Cioè, Yamaha ha sempre avuto più bisogno del pilota per vincere, probabilmente. Questo a volte ha funzionato, a volte meno. Naturalmente in 250 era molto difficile colmare un gap di 10 km orari di differenza, doveva girare Infatti, molto bene, insomma. tu sei passato in 2,5 nell'87, poi hai fatto 4 anni che però sì, hai raccolto diverse vittorie, ma mai il mondiale, no? Sì. E quegli anni lì, che cosa secondo te è mancato di più? Cioè, sono stati gli avversari semplicemente magari più bravi oppure è mancato qualcosa? Guarda, cioè io credo cioè come pilota mi sentivo pronto anche con Yamaha per vincere, ecco, devo dire che la possibilità c'era, nel 90 c'era ancora di più, si poteva vincere, era una bella moto, però arrivò John Kocinski che era uno forte nel team Roberts, che era un team che si affacciava insomma, deciso al mondiale, è un team molto forte. Eccolo, e ci hanno battuto. Ha vinto lui quell'anno. È stato bravo, è stato più bravo il team. E purtroppo è andata così. Eh sì, Però ma abbiamo fatto dei bellissimi duelli, molto bello. Qualche anche lui. bellissima vittoria, delle più belle della mia carriera, perché la gara a Salisburgo di quell'anno, Suzuka, cioè, insomma, gran bei ricordi. Anche lui una guida molto pulita, no? Mi sembra di ricordare. Sì, no, uno fortissimo. John era davvero. Queste qui sono foto di Jerez, tra l'altro, che abbiamo fatto una battaglia stupenda. E io sono arrivato all'ultima curva di Jerez per proteggere l'ingresso, cioè lui mi ha passato all'esterno, va bene? Cioè, questo qua Davvero? non mi è mai più successo, eh? Mi è successo una volta lì, e non mi è mai Adesso più successo. vado a pescare il filmato. Però davvero lì è stata dura da mandare Immagino. Questo era il 90, giusto? giù. Sì, Sì, 1990. 90. Però poi nell'89 tu hai fatto anche uno spot di 2 o 3 gare con la 500, Sì, vero? perché c'era Freddy Spencer che era nel team Agostini con la Yamaha ufficiale. E lui ha avuto dei problemi, è mancato alcune gare, quindi
Quindi Agostini mi fece provare la 500 a Misano, facemmo un test a Misano e poi feci Donington 250-500 e ho fatto anche forse le prove solo però della gara Anderstorp in Svezia. Ma a livello psicologico e fisico fare la doppia era molto difficile. Sì, era molto difficile. Molto Perché erano difficile. anche mo moto molto diverse, cioè c'era molta differenza tra Quindi 250 e 500, poi per me era proprio un debutto in 500, quindi no, ero curioso di sapere. non sono voluto andare avanti, ecco, anche se ricordo che nelle prove, questo qui è il test di Misano, mi ricordo che nelle prove del Gran Premio di Anderstorp in Svezia, pioveva e avevo fatto secondo o terzo tempo, ero andato comunque molto forte. La moto mi era piaciuta tantissimo comunque. Ero 500. curioso di questa cosa, perché la moto dell'89 nasce, diciamo, dalla scuola Lawson Sì. come impostazione, mentre poi la Yamaha 93 che tu hai trovato era quella di Renei, quindi che era un po' un dramma all'inizio quando sei salito la prima volta, no? E poi magari ne parliamo meglio. Però, d'altra parte, l'89 aveva anche meno potenza, ma 15 kg in meno rispetto Eh alla sì, beh, 93. fino al 92 le 500 potevano essere 115 kg, cosa che però riusciva solo alla Honda, solo la Honda era al limite del peso. Le altre case erano 120 kg, 123 anche. Yamaha, Suzuki non riuscivano a essere, io adesso Suzuki non lo so per certo, però per Yamaha lo so per certo. Le soluzioni utilizzate da Honda in quegli anni per fare queste moto al limite del peso erano veramente qualcosa di straordinario. Canne della forcella in carbonio ricoperte con una busta di acciaio, cioè delle robe molle dell'ammortizzatore in titanio, cioè carter in magnesio, cioè tutti i materiali più nobili e leggeri venivano utilizzati veramente alla stragrande. Ma quindi non è detto che l'89-500 era più difficile per il minor peso, perché magari No, era no, il posto era più più difficile. difficile. Perché io poi l'ho usata nel 90, nello, no, nell'otta, nel, no, alla fine del 90. Alla fine del 1990 io ho fatto un test a Rijeka, era un test segreto, però era segreto per modo di dire, perché c'era questo interessamento di Honda per me e io andai a Rijeka e provai il 250 e provai anche la 500 e quella 500 era quella che usava. In quell'anno l'aveva usata Lawson, l'aveva usata Gardner, l'aveva usata anche McDoohan. Infatti nel test c'era Ah, sì. E anche. quindi era più La difficile moto quella moto era lì. spaventosa, era spaventosa. Il motore era una roba, cioè, impressionante. Perché poi hanno preso più potenza, ma diventavano anche un po' meglio le erogazioni. No, no, ancora era una moto veramente cattiva. Veramente cattiva. Era. Anche perché comunque in quegli anni ancora, proprio per il limite del peso, la Honda utilizzava tutta la sua tecnologia, cioè al 100% di tutto quello che potevano fare lo facevano, cosa che poi non è più stato così quando il limite del peso si è alzato a 130 kg. Certo, ma chi guidava quei mostri? Vabbè, mi riferisco a te, ma anche ad altri piloti, se tu lo sai. C'era un allenamento, cioè veniva seguito in qualche modo il fisico o era più lasciato? Ma l'allenamento, guarda, era andare in moto, cioè, anche perché allora si provava, si facevano i test, se ne facevano parecchi. Se avevi la fortuna di essere in un team ufficiale, c'erano tanti test durante l'anno e andare in moto era l'allenamento migliore, ecco. Poi forse qualcuno si preparava anche atleticamente, però niente a che vedere con quello che fanno adesso i piloti. Io
Io avevo un passato di atletica leggera perché prima di correre in moto facevo salto con l'asta, ero uno che mi allenavo 4 volte alla settimana, anche 5, e ho vissuto di rendita, ecco, per quello che avevo fatto prima, ecco. Certo, sì. Però se devo dire che mi allenavo nel vero senso della parola, no. Senti, ti faccio vedere una foto così al volo, dimmi cosa ti ricordi di questa serata. Beh, poi ci abbiamo avuto, sai, tanti momenti, no? Siccome quando eravamo a casa tra un gran premio e l'altro, oppure durante l'inverno più che altro, dovevamo trovare qualche gioco, no? Da fare. E questo è il periodo degli scooter. Erano usciti questi scooter Honda GPSP e robe del genere. E con i nostri amici, con Maurizio Bombarda, con Santi, Enrico e altri, il nostro gruppo, diciamo, organizzavamo qualche garetta abusiva ogni tanto. Per qui forse eravamo a Rastellino, mi sa, questa foto era una pista da kart. Beh, però mi sembravate belli cattivi, tutti Eravamo agguerriti, agguerriti, sì. sì. Va bene, chiusa la parentesi scooter perché sennò andiamo, va bene. No, allora, si narra, vediamo, poi non lo so, magari mi dici che non è vera questa cosa, ma l'ho letta sul web, che nell'83, in due e mezzo, Roberts era team manager della squadra Yamano. E durante un test alle Castellet c'era la squadra che era composta da Rainey e Carter. Si dice che Carter telefona a Roberts e gli dice: "Guarda che sta moto non va, cioè, stiamo andando piano." Lui prende l'aereo, arriva alle Castellet, dà un secondo ai suoi piloti e gli dice: "Ragazzi, la moto funziona, girate il gas." No? Questo per dire cosa? Per dire che tu in varie annate sei stato pilota di personaggi che facevano i team manager per te, dal carattere molto tosto, sia Certo, Agostini che Roberts. Ecco, certo. Sì. com'era lavorare per loro, con loro? Che rapporto avevi con questi due miti di quegli anni? Ma guarda, io li avevo visti correre, no? Avevo visto correre da bambino Agostini a Modena perché mio papà mi portava all'autodromo a vedere le gare. E poi Kenny me lo ricordo a Imola, me lo ricordo in altre circostanze un po' più avanti. Quindi, cioè, li avevo visti da piloti e avevo un grande rispetto per loro, però devo anche dire che sono state persone importanti per me, ma anche al di fuori delle moto, ecco. Sono persone dalle quali, sia da Agostini prima che da Kenny poi, ho imparato tante cose, insomma, tante cose che ti servono anche nella vita di tutti i giorni. E, sai, Ago era Ago, insomma, era uno tosto, dovevi, insomma, sapere cosa fare, essere chiaro, non avere tante storie, non fare tanti giochetti, cioè bisognava pedalare, insomma, ecco. Però Mi io ricordo. avevo avuto poi Walter Villa che era un maestro di queste cose. Ho avuto un maestro che, insomma, credo di aver avuto una scuola che mi ha fatto capire come comportarmi anche con questi personaggi che comunque erano persone importanti e anche potenti, perché avevano un grande potere Mi allora. ricordo che in un'intervista tua che ho sentito tu hai detto che, credo parlassi di Ago, che non bisognava fare domande, cioè dovevi capire solo ascoltando, cioè non dovevi troppo stare addosso, ma dovevi essere furbo abbastanza da capire le cose. Sì, ma questo vale un po' per tutti, ecco. E con lui ancora di più. E devo dire che sono stati, va bene, io mi lamentavo naturalmente, perché comunque i piloti vorrebbero avere sempre il 100% per loro, perché il tuo obiettivo è solo quello di vincere. Però è stata una bella esperienza, anche esperienza di vita, devo dire, ecco. Sì. E, allora, ricollegandoci a questi anni, diciamo a Yamaha,
Volevo appunto approfondire un attimo il discorso di quando tu sei arrivato in squadra con Wayne Rainey, che in realtà è una posizione da un lato super ambita, perché la 500 team ufficiale, dall'altra parte eri a casa del piuttosto Sì, infatti non ci voleva andare nessuno. Pensa che. esatto. Beh, l'anno prima c'era John Kocinski, che era il suo compagno di squadra nel 92, e cioè, è stato un disastro, anche se aveva fatto vedere comunque che era forte. Però poi niente, Leo de Graaffenried, che era una persona di Philip Morris incaricata per tenere i rapporti tra Philip Morris e i team, col quale io avevo un bellissimo rapporto. Eravamo, credo, ad Donington, o non so, non mi ricordo bene la gara, però insomma ci trovavamo insieme e mi disse: guarda, perché io volevo fare la 500 dopo aver vinto il secondo mondiale in 250, ne avevo parlato con Oguma, che era capo della KRC, però loro non era il momento giusto per loro. E mi hanno detto: guarda, dai, aspetta ancora un anno, fai un altro anno in 250, e poi dopo il momento diventa giusto, anche perché io poi volevo avere Herb Kanemoto con me, perché era stato l'uomo più importante per me durante i 2 anni con la Honda Rothmans. Cioè, avevamo vinto anche perché c'era una squadra che era veramente qualcosa di straordinario. Quest'uomo era qualcosa che io non ho. Cioè, ho incontrato Warren Willing dopo nel team Roberts, che era come lui, intendeva le gambe come lui, però era Spiega meglio un personaggio. dove, cioè a livello tecnico e proprio nel weekend di gara, in cosa c'era quel delta in più di Kanemoto Ah, rispetto a un era che altro? non c'era mai fine, cioè lui giorno e notte pensava a qualcosa per aiutarti, sempre. E quindi non c'era mai niente di intentato, cioè cose che io non ho mai più visto fare a nessuno, se non a Warren, perché Warren era un altro di quelli veramente bravissimi, che poi diventò il mio capotecnico nel team Roberts da Misano, no, da Donington 1993. Perché poi succede che tu nel 93 entri in Yamaha, ma trovi una moto che è totalmente inguidabile. Sì, cioè, trovo una moto che andava bene a Wayne, perché loro, sai, loro imparavano, cioè la scuola americana, non tutta, ma quella che viene da Kenny, da Wayne, utilizzavano una tecnica di guida che veniva dal dirt track. Cioè loro facevano curvare la moto facendo perdere aderenza al posteriore, e questo li rendeva straordinari, perché era veramente una guida spettacolare, però era un qualcosa che se tu non ci nascevi non la potevi fare, ecco. Quindi io ho cercato delle altre strade, le strade che conoscevo. Io cercavo una moto che fosse guidabile, che usasse la dinamica del movimento della moto per curvare, e subito, naturalmente, quando io sono salito su questa moto a Phillip Island, cioè pensavo veramente che ci fosse qualcosa che non andava nella moto. Mi sono fermato, ho detto: cioè, qua secondo me c'è il forcellone troppo stretto, si è bloccato tutto e non si muove niente. E loro hanno controllato, e dopo 10 minuti mi hanno detto: ecco, siamo a posto, a posto. E gli ho detto io: ma avete trovato qualcosa che non va? Fa: no, 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 tutto bene. Ho Siamo detto: allora va veramente male. messi male. E così, insomma, cioè, era una scuola di guida diversa, cioè era una guida diversa. Ma e quindi tu sei rimasto le prime quante? 6-7 gare con la moto che non era tua, in sostanza. Sì, io sono rimasto fino a prima di Donington, che era Hockenheim, dove finalmente a Hockenheim, io dopo aver chiesto: ah, no, a Hockenheim cosa c'è? C'è il test team,
Warren Willing era nel test team, era il capo tecnico del test team. E quindi cosa è successo? Che loro erano lì perché avrebbero provato dopo Hockenheim, e mi misi a parlare con lui. Ci ho passato un po' di tempo perché io non lo conoscevo, e ho detto: cavolo, questo qua è il mio uomo, perché dice delle cose che vanno nella direzione, cioè capisce che cosa gli sto dicendo. Quindi vado da Chuck Asklund, che era la persona che faceva da tramite tra noi piloti e che era, diciamo, un team manager più sotto di Kenny, e gli dico: Chuck, ma perché non mi provate a dare Warren per la prossima gara come capo tecnico? E allora lui mi ha detto: ah, ma faceva il capo tecnico anche a John Kocinski, però è uno che gli piace provare sempre un sacco di cose. John dopo era andato un po' in confusione, così. Allora gli ho detto: guardate, tanto per come sto andando non cambia niente, cioè fatemi contento, dai, vai da Kenny, prova a chiederglielo. E allora lui è partito, è andato su nel pullman a due piani della Marlboro di Kenny, e Kenny l'ha visto arrivare. Allora lui gli ha detto: oh, ma c'è Luca, sto spacca di Luca, che ci ha chiesto se gli diamo Warren la prossima gara come capo tecnico. E allora Kenny era là che faceva i cavoli suoi, gli ha detto: sì, ma fate quel cavolo che vi pare, perché lui era veramente, cazzo, fantastico. E quindi riuscì ad ottenere questa cosa. Ma di tutta questa, come si può dire, questa tua fatica ad adattarti, c'è mai stato un confronto con Wayne, con Rainey? No, no. Beh, No. E lui non ha mai, fino a cioè. quel momento io, cioè adesso, io ero al primo anno in 500, quindi insomma, però io dalla prima volta che sono salito ho detto: questa moto qua così, cioè messa così come la stanno usando loro, per me è impossibile, io non la posso usare. Cioè non riuscirò mai ad andare forte quanto basta per essere là davanti. E quindi io ho iniziato a lavorare per trovare il modo, cioè per trovare qualcuno, perché vedi, cioè, alla fine non puoi far tutto sulla moto, cioè è molto importante quello che fai anche quando sei giù dalla moto. E il mio obiettivo era trovare un capo tecnico che capisse quali erano le mie esigenze. E con Warren l'ho trovato. E da lì per me dopo è cambiato veramente tutto. E il risultato è stato questa Sì. Sì, vittoria che dovrebbe essere Donington. il risultato è stato questo, poi dopo c'è stato questa qui è stata una gara, un po' sono stata aiutata anche dal fatto che Wayne era caduto nelle prove, si era rotto due o tre costole, e era piuttosto dolorante, tanto io non ho problemi a dire le cose come stanno. Però io insomma mi hanno messo fuori la lavagna di farlo passare, però era la mia prima vittoria dopo una metà di campionato che è soffertissima, cioè non avrei regalato questa vittoria Sì, veramente. beh, sembra un complimento sincero anche questo che ti fa, insomma, Wayne in questa Sì, ma foto. lui infatti, cioè, ma mai mi ha mai detto niente, cioè, assolutamente, lui si è sempre solo congratulato. Sì, poi quella gara era stata anche, c'era stato un pasticcio alla variante, no? Con vari che si erano. Sì, è arrivato Doohan, ha steso, sì, a me mi ha schivato per miracolo, mi è andata veramente bene che sono riuscito a rimanere in piedi, sì, eliminò, mise fuori gioco Swantz in quella gara perché l'ha centrato in Sì, pieno, sì, sì. e poi insomma ce la giocammo io e Wayne, ma insomma alla fine avevo qualcosina in più. Con Wayne c'era un discreto rapporto anche al di fuori, cioè in borghese, diciamo, oppure. Sì, devo dire che con Wayne iniziò ad avere considerazione anche per le cose che facevo sulla moto. Perché mi ricordo che a un certo punto sia Mike Sinclair, che era il capo tecnico di Wayne,
Noi avevamo già allora tutti dei sistemi video, cioè avevamo una specie di moviola dove riuscivamo a rivedere le immagini a rallentatore della moto, cioè, insomma, eravamo abbastanza avanti, per quei tempi, con il team Roberts. E cominciarono a guardare tutti i movimenti della mia moto, insomma, per capire, come sfruttavo la moto per essere veloce, ecco. Cioè, volevano capire anche loro, insomma, e quindi fuori dalle gare, il rapporto era un rapporto di massima stima. Devo dire che molte volte gli preparavamo la pasta asciutta perché gli piaceva da matti a Wayne, e quindi gli spaghetti al pomodoro che mi mangiavo io, se li mangiavo in piatto anche lui. Beh, è bella questa cosa. Sì. Non c'è mai Prima, stato nessun problema con lei. una parentesi, prima ho visto, c'era la foto di Misano 93, no? Mi è venuto in mente Misano. Qualche anno prima, forse il 91, tu negli ultimi 200-300 metri c'è stata una situazione un po' calda con Bradl, no? Sì, con Brad. Ma lì c'è stato un caso che vi siete trovati gomito a gomito Sì, oppure siamo era... andati uno verso l'altro, tutti e due ci siamo agganciati, ecco. Ma poi qualche polemica oppure è andata Ah, via liscia? cavolo, altro che polemiche. Cioè, Ah, ecco. siamo stati richiamati dalla Federazione Internazionale. Sì, non è stata una passeggiata, ecco. Sì. Ma Tante è stata volte... una bellissima gara, insomma. Una bella Sì, perché lotta. poi È è venuto, era battaglia. il posto, bravo, forte. E mi ha dato filo da torcere, specialmente in quell'anno lui è stato l'avversario più tosto. Sì, perché tante volte c'è un po' l'impressione che oggi, come dire, alcune marachelle che vengono fatte tra piloti, qualche dispettuccio così, si veda di più perché c'è più, come dire, copertura, no? Sì, sì, sì. Telecamere, eccetera. Ma probabilmente ai tempi ne venivano fatte forse di peggio, no? Beh, sì, io devo dire che, cioè, se uno con me era corretto, io ero corretto, ecco. Però se qualcuno ti faceva qualche sgarbo, insomma, anch'io reagivo, perché altrimenti, cioè, funzionava così. C'erano delle regole non scritte che funzionavano molto bene, e, cioè, insomma, se tu mi rispetti e sei corretto, di conseguenza l'altro pilota è corretto nei tuoi confronti. Sì. Devo dire che dei problemi, ma non... Sì, c'erano gli americani, Wayne, anche Luca shut the door, mi diceva. Io chiudevo la porta, no? Per lui. Però, insomma, comunque è sempre tutto molto così. Cioè, non Insomma, c'erano le gran polemiche. episodi particolarmente brutti non ti sono mai capitati, Ah, diciamo di... no, Ok. secondo me no. Cioè, mi sono capitati, ma mi sono capitati, che ne so, mentre quando facevo l'europeo nell'83, capito? Sì, Cioè, capito. le E robe. tornando a Wayne, che effetto ti ha fatto rivederlo l'anno scorso a Suzuka sull'R1? Insomma, ha fatto un grande effetto, perché so che deve essere una delle cose che ti manca di più, salire sulla moto. E averlo visto girare in moto è stato bellissimo, insomma. Io poi Wayne l'ho incontrato nei 3 anni che ho fatto col coach per Valentino, per la Yamaha, l'ho incontrato sempre a Austin, in Texas, quando c'era il Gran Premio in America, e devo dire che, insomma, è sempre stato piacevole rivederlo. Immagino, Viene sicuramente. impegnato, lui lo sai che sta organizzando già da qualche anno, no? La Moto Sì, America. sta cercando di tirare su dei talenti Sì. E americani, insomma. cominciano ad arrivare, sembra, perché Gerloff, poi anche Bouvier, insomma. Sì, qualcuno arriva. E un'altra cosa che secondo me poteva essere interessante, che è un po' ogni pilota credo la viva un po' a suo modo, è la partenza.
quindi i 15 minuti prima del via, no? Per cui ci si metteva in griglia, facevi il giro anche mezz'ora fai. ecco, il giro di allineamento, e poi Luca come stava? Cioè, qual era lo stato d'animo? No, beh, cioè, nel momento che vai dentro è già passato tutto, eh. Cioè, credo che i momenti più tosti sono un po' prima, quando ti vesti, ecco. Cioè, quando ti vesti, ti stai vestendo per poi andare ai box, prendere la moto, entrare. Ecco, quelli sono i momenti più. Nel momento che sali in moto, già la cosa è già passata quasi, ecco. E quando diciamo sei in prima fila, hai davanti, o in seconda fila, hai davanti il rettilineo, in qualche modo pianifichi la prima curva? Cioè, pensi un po' anche prima cosa posso fare, quel pilota, non so, Duane è lì, quindi magari entra così, io faccio cos'ha? Allora, devo dire che io non ero uno che faceva dei grandi piani, eh. Però con l'esperienza, cioè perciò quando tu hai fatto tante gare, a un certo punto sai più o meno, in base alle caratteristiche del circuito e della prima curva, che cosa può succedere. Quindi di conseguenza ti prepari in un certo modo. Adesso, ad esempio, ci sono piloti che sono molto più analitici. Analizzano molto di più tutte le cose, insomma, E funziona questa metodologia? funziona. Sì, funziona. Cioè, noi eravamo un po' più pane e mortadella, diciamo, ecco. Sì. Cioè, Questa è una preparavamo un po' meno, andavamo più a istinto, diciamo, ecco. bella prima fila con te, Sì. Bradl, Reggiani, Ponse Cardus, forse. Chili. Sì, ne abbiamo già Sì, detti tutti. bella, 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 bella. Il podio delle tue piste preferite? Va bene tutte quelle dove sei stato, eh? Sì. Ce Va, l'hai? Mugello è una pista che mi piace. Mi piaceva tantissimo Eastern Creek, che è la pista a sud di Sydney. Molto bella. Sì. Ogni tanto la usano ancora per delle presentazioni stampa, quella. Ah, bellissima. Adesso un po' però l'hanno modificata, eh. Non so se non è più proprio uguale a come la usavamo noi. E poi vabbè, Phillip Island è sempre un posto straordinario per le moto. Quindi due australiane, ma è un po' scomode per andarci quelle. Un po' però quando sei là si viene, Meno male che hai detto il Mugello. Mi aspettavo anche Imola, invece no, non è male. No, Imola. Imola proprio mi dispiace, ma Ah sì? no, Non molto scorrevole. non è una pista da moto, a Ah. parte che per me è pericolosissima comunque. Sì. Adesso Ecco. chissà cosa succede, No, però io vabbè. dico quello che penso, non faccio fatica a. A proposito di moto pericolo, cadute, tu non sei un pilota che è caduto molto, diciamo. Beh, io sono caduto molto all'inizio, poi ho capito che era meglio cadere Ok, meno. volevo capire un po' questo, che rapporto ha, diciamo, un pilota professionista maturo, che rapporto ha con la paura, con la caduta, il tempo di ripresa dopo un trauma psicologico, intendo, Sì. Ma guarda, io credo che tutti i piloti più o meno hanno specialmente all'inizio della carriera, hanno un momento di invincibilità, cioè tu sei invincibile, cioè tu non puoi farti male, non ti succede mai niente, capito? Cioè, quindi c'hai questo scudo, e infatti poi cadi anche, cioè cadi perché esageri, però non ti fai niente, e quindi pensi che vada sempre così. Poi però arriva la volta che invece ti fai male. Che ti fai male, e da E qui lì, com'era andata qui? qui è Hockenheim, col Brutta 500 questa. in prova, sì. E da lì cambiano le cose, almeno molte volte succede così, ecco. Molte volte succede così, non è una regola, però in tanti casi è andata così.
quello che è stato un po' il Mugello per Valle, così era il 2010, e forse Sì. Jerez per Marquez l'anno scorso, insomma. Sì, penso di sì. Io penso che ci sia un momento che bisognerebbe capirlo un po' prima, di capire che stai esagerando e quindi bisognerebbe dar giù al volume due o tre tacche, però non è facile, ecco. Abbiamo visto con, vabbè, parlo di Valentino, ma perché vabbè, lo conosci meglio di tutti noi, ma anche altri piloti dalla carriera molto lunga, un po' come quella che hai avuto tu, che nel corso degli anni hanno adattato un po' il proprio stile alle moto che arrivavano, ma anche un po' proprio allo stile di guida che negli anni veniva acquisito come migliore, no? Tu è cambiato un po' la posizione in sella, magari alcuni accorgimenti negli anni, non so, della 500, mi viene da Ma pensare. guarda, io mi ricordo, secondo me c'è stato un pilota all'inizio degli anni 80 che ha cambiato tanto. Prima c'è stato Kenny Roberts, che è una generazione, ok, ancora prima, che ha portato un cambiamento perché ginocchio per terra e cose del genere. Ecco, vedi anche voi due adesso Sì, come. beh, Mick aveva uno stile veramente particolare. Sì, poi credo che lui nelle curve a sinistra era particolarmente agitato perché ha avuto un problema fisico, credo. Poi nella destra invece era un pochino più Sì, però fuori. comunque lui ha sempre avuto questo stile particolare dove portava fuori molto. Ruotava molto il busto, portava fuori molto il sedere. E lì l'appoggio sull'anteriore andava in crisi, no? Sì. Perché c'era la moto che era, insomma, poi. Secondo me uno che poi ha portato a metà degli anni 80 delle novità, per me è stato Freddy Spencer. Freddy Spencer è stato uno che ha veramente, secondo me, cambiato l'approccio, specialmente nella 500. Io lo andavo a vedere praticamente sempre, quando girava in 500 e faceva delle traiettorie, aveva un modo di sfruttare al massimo la potenza della moto. Lui faceva la curva per sfruttare al massimo l'accelerazione e Cioè, quindi faceva delle cose diverse, molto più spigolato. Lui spigolava spigolava tutto, di più, sì. E cosa che non si era vista fino a qualche anno prima. invece poi l'hanno fatto tantissimo a E poi seguire. dopo sì, è diventato un po' insomma, in tanti bisognava seguire questo metodo, ecco, un po' Sì, per le sì, sì. gomme, un po' perché le moto insomma ti permettevano di fare quello che volevi, ecco. Senti, un salto nel futuro. Nel 2000, 2001, se non sbaglio, dopo le varie vicissitudini degli ultimi anni con vari marchi, hai accettato di partecipare alla Boxer Cup. Ah sì, no, Com'è andata? Lì hai fatto 2 anni tu, non un credo. anno. Ho fatto un anno, ma ho fatto qualche gara. Ah, No, solo qualche gara, insomma. sì, ho E fatto c'erano un solo sacco di nomi qualche gara. perché. C'era Sì, Mamola, c'era c'era Fuchs, Randy. Sì, infatti, mi sono divertito un sacco. Mertens. Mertens, sì, era una gara in vito e ho partecipato al Mugello. Poi cosa ho fatto? Ne ho fatto un'altra a Barcellona, mi sembra. Ma due o tre, non ne ho Ma fatti di più. andavate tosti? Ma sì, per quello che si poteva, perché poi lì, sai, a un certo Con punto toccavano le teste, e Con quei cilindri era tosta, sì, piegare più che altro. Ma è la crisi, quello lì sono quelle cose che fanno i piloti quando hanno smesso, ma che hanno ancora voglia di correre. Quindi sì. correresti con qualsiasi bagaglio che ti danno. Senti, beh, qua è bello davanti ad Randy Randy, con con la la lì. testa per terra. Sì. Cilindrone per terra. Poi invece da quando sono arrivate le MotoGP, tu hai provato sicuramente l'M1, sicuramente la Desmo 16, Sì. qualcos'altro anche? Ah, basta. Basta. Non E provate come sono? altro. Ah, come sono. Belle, belle. Belle moto. Grande potenza, poi vabbè, i controlli che noi non avevamo, facevamo, sai, traction control, anti-wheeling,
insomma, tanti aiuti che insomma non sono male, queste cose Ma che hanno. il... Anche perché comunque adesso sarebbero inguidabili le moto senza questi controlli. E tu sei riuscito, cioè il tuo avvicinamento alla fiducia nell'elettronica, com'è avvenuto? Sei riuscito abbastanza subito? Sì, ti abitui bene, ti abitui subito. Perché è Vabbè, è comodo. difficile non averlo più, ecco, diventa difficile il contrario. E devo dire che insomma, insomma, è una sicurezza in più. Naturalmente non bisogna abusarne perché secondo me poi ne va a scapito delle performance e poi devo dire che questi controlli nelle MotoGP hanno anche un effetto sulla ciclistica, sulla dinamica della moto, quindi insomma è una parte molto importante della messa a punto delle moto. Beh, anti-wheeling a volte però. Qui l'anti-wheeling era staccato. Ok. Vabbè, bello anche che si può staccare, insomma. Sì, devo dire che, guarda, alla fine tutte le volte che tu provi una moto che ha vinto, ha delle caratteristiche particolari. Questa Ducati, ad esempio, a me mi ha stupito. Cioè, mi ha stupito il motore, che aveva un'erogazione, un modo di andare veramente incredibile. Ma ti ha stupito in che senso? Mi ha stupito in modo positivo, cioè insomma ho trovato una moto dove sicuramente il motore era la parte forte, cioè la caratteristica più forte della moto era il motore. Eppure con questa Però Ducati. comunque è una moto bilanciata, una moto bella da usare. Eppure questa Ducati ne ha fatti fuori di piloti, tra virgolette, perché poi. C'è andato forte Stoner, ma se tu pensi chi è Melandri, Hayden, tanti altri che Sì, ma devo dire anche che Gibernau. probabilmente anche il confronto con Stoner, sai, non era Certo. comodo, eh. Beh, quello di sicuro. Non... Mi viene in mente una cosa guardando questa foto, il tuo bellissimo casco tricolore. Sì. Tu nella carriera, diciamo da quando sei passato in due e mezzo in poi. Hai avuto fondamentalmente due grafiche. Come sono nate? Chi te le ha studiate? Sono Sei, sei... nate, sì, questa qua, la prima è una grafica che ho disegnato io, Ah. sì, si vede anche, molto Bene. semplice, molto semplice così. Poi dopo invece questa grafica è stata rielaborata nel 94 forse, da Aldo Drudi, che ha poi fatto questa grafica nuova, bellissima tra l'altro, secondo me, che ha fatto un grande lavoro, come al solito, perché sai, Aldo a disegnare i caschi Sì. ne E, sa parecchio. allora prendiamo una domanda al volo di Walter Viola. Chiede se hai intenzione di scrivere una tua biografia, un bel libro e tante foto, aneddoti. No. Mi Beh. dispiace, no, boh, sai che non mi viene perché secondo me si perde anche qualcosa. Quando fai un libro e scrivi queste cose, non lo so, mi piace di più così, in un'occasione come questa, Raccontarle. raccontarle a chi ha voglia di ascoltarle, ma insomma, fare un libro per il momento no, ecco. Per il L'anno momento non. scorso, se non sbaglio, Vale ha fatto vedere in uno speciale la sua stanza dei segreti con tutte le tute, i Sì. caschi. Tu hai un qualcosa di simile? Una raccolta delle tute, una No, di collezione? simile direi di No, no. vabbè. Secondo me non ce l'ha nessuno una cosa simile, ecco. Però no, io ho il mio garage dove tengo le mie cose, ecco. Ma molto normale, molto standard. Non ho questo spirito di non so, cioè per me non sono poi cose così importanti, devo dire la verità. Ho Cioè capito. anche sì, le coppe mi piacciono, ce le ho, naturalmente, però non è che ho, sai, l'esposizione in casa, ho due o tre cose in casa che sono quelle
a cui sono più affezionato, però il resto è dentro così un po' buttato lì, ecco, diciamo. Senti, Sono più faccio. per le cose, guardiamo avanti, cioè le cose, ci sono delle cose più importanti, secondo me, ecco, dei trofei e delle cose del passato. Ho capito. Prendo qualche intervento di chi ci sta seguendo, così spot. Allora, dunque, questa. Vediamo, non so chi sia il nome purtroppo. Qualche evento in cui trovarti per un autografo o una foto, dove ti trovano? Ah, boh. Ecco. Non so, io abito a Modena, cioè, adesso poi sono murato a Modena. No, Niente. non è che Beh, sono. magari a qualche Gran Premio ti si trovano in Italia. Sì. Beh, se si può, al Mugello sicuramente, Pisano. E Speriamo poi lui, credo sempre lo stesso che ci sta seguendo, chiede se nel 2000 davvero la 916 era così inguidabile. che allora, la 996 era. Sì, 996. ma non è che era inguidabile, era che io venivo dalle moto da Gran Premio, delle 500, due tempi. E cioè la differenza era veramente notevole a livello di ciclistica, perché poi il motore invece di questa 996 era fantastico, c'era delle caratteristiche veramente straordinarie. Il motore sembrava un motore elettrico. E devo dire che però invece nella ciclistica non mi trovavo bene, perché non riuscivi ad essere preciso, non riuscivi a fare una curva. Giro dopo giro le curve tutte uguali non riuscivi a farle. Poi dopo, sai, c'è stato poco tempo fa che Tardozzi in un'intervista che ha tirato fuori la storia, che io gli ho detto: ma sti tubini del telaio, così. Sì, che lui così, secondo me non c'è mica tanto da ridere, capito? Cioè, io dissi a loro che con sti tubini dove volevano andare, però alla fine la loro storia li ha portati comunque ad avere un telaio che non è più in tubi. E Certo. magari se invece che ridere e scherzarci sopra, insomma, ci pensavano, magari sarebbero arrivati 10 anni prima a fare delle cose che funzionavano. La 996 era una gran moto, un gran motore, però dovevi non aver mai usato delle cose che funzionavano bene. Allora, sai, i piloti si abituano, capito? I piloti Certo. si abituano ad avere delle sensazioni. E se tu hai avuto delle sensazioni di un certo tipo, non riesci a tornare indietro. È come uno che compra un BMW sportivo e prima c'aveva una Fiat. Cioè, sì, dopo torni a girare anche con la Fiat, però non è che proprio fai i salti di gioia. Assolutamente. Alla fine è così. Tu, tra l'altro, ti interessi, no, di BMW sportivi? Sì, mi piace. Sei forte sull'M3, no? Gran macchina questa. Ecco. Senti, prima di tornare agli anni più recenti, dunque, Lorenzo Valentini ci chiedeva la differenza tra il CZR e NSR. Ne abbiamo un po' già parlato. Volevo però, magari, se approfondiamo un attimo a livello di sfruttabilità del motore, quindi regimi utilizzati per andare forte. Erano gli stessi? C'era qualche accorgimento No, beh, particolare? no, cioè nel 91, adesso bisogna dire che nel 91 era una moto ufficiale, costruita senza limiti, senza nessun limite, cioè col massimo della tecnologia che era disponibile a Honda in quel momento. Perciò la 250 del 91 era una moto che girava, un 2,5 che girava più di 14.000 giri. Era una roba incredibile. Cosa che invece con la Yamaha girava 12,5, 13.000 quando proprio era festa, quando riusciva a girare a 13.000 con la Yamaha. Quindi insomma,
c'era nel motore c'era una differenza abbastanza evidente. Devo dire che invece nella ciclistica Yamaha, secondo me, rimaneva comunque una moto superiore. Cosa che poi, allora, nel 92, ad esempio, cosa che io rimasi veramente male all'inizio, nel 92 la Honda decise che avrebbero vinto anche se non usavano tutta la loro tecnologia, perciò con un prodotto meno sofisticato. Con un motore meno sofisticato. E in effetti avevano ragione. Sono riuscito a vincere anche l'anno dopo, però è stato più difficile, cioè c'era meno margine. L'Aprilia cominciava ad andare veramente forte, e in effetti nel 92 nelle piste super veloci tipo Hockenheim, tipo Assen. Eravamo stati in difficoltà perché questo era un motore nel 92 che girava a 13,5, non girava più così in alto, aveva più sotto, si usava un po' meglio sotto, perciò dovevi usare dei rapporti lunghissimi, quindi questo ti costringeva, insomma, ad essere sempre molto al limite. E invece nelle 500 parliamo, che ne so, degli anni 95-96, dove hai provato, sceso da una, salito sull'altra. Che differenze c'erano di utilizzo del Il motore? motore c'era molta differenza. Honda, il motore era un motore che ti permetteva di scalare senza avere nessuna remora, cioè tu scalavi, andavi a 14.000 giri in scalata, non succedeva niente. In effetti, quando io lo usai la prima volta, mi disse Erv e Giorgio Vukmanovic, mi dissero: ma perché scali così piano? Mi hanno detto così, ma perché vedo che in scalata arrivi al massimo a 12,5. Così allora ho detto, perché sono abituato con la Yamaha, se scalavo e andavo a 13.000 si aprivano i carter del motore. Sì. E quindi io non potevo scalare così violentemente. Quando è che l'hai provata la prima volta la Honda 500? Honda 500 l'ho provata a Phillip Island per la prima volta. A fine 95? No, non lo so, se era a fine 90, secondo me era già tipo gennaio 96. E il primo impatto è stato? Primo impatto, vabbè, motore fantastico, però ciclisticamente non mi piaceva la moto. Beh, questa foto è bellissima per il tuo Foto stile. bellissima, però era una moto che comunque naturalmente veniva da anni di sviluppo fatti su un altro pilota, che era il loro pilota di punta, naturalmente. E con Erv lavorammo da subito tantissimo sulle sospensioni. E sulle geometrie per fare in modo che mi piacesse un po' di più. Ecco. Quindi hai trovato più tua la Honda, diciamo, di Duan, tra virgolette, che la Yamaha di Reney? Sì, un po' di più, sì. Un po' di più, sì, però il problema, sai cos'è? Che sulla Honda tu non potevi cambiare tantissime cose. Cioè, potevi fare un compromesso, però non avevi tutte le regolazioni che aveva la Yamaha. Cioè, sulla Yamaha veramente potevi fare un'altra moto, cioè con tutte le regolazioni che c'erano. Mentre invece con la Honda avevi molte meno possibilità, non potevi muovere il pivot, ad esempio. Cioè, quello era fisso, non lo potevi muovere. Sulla Yamaha io lo muovevo da un turno all'altro in base al grip che si formava sulla pista. Capito? Cioè, quindi mi sono trovato anche lì, insomma, comunque con delle limitazioni da quel lato. Però con Erv riuscivamo comunque a molte volte riuscivamo a trovare il modo giusto per fare una moto che mi piacesse da guidare. Chiaro. Però il Secondo te motore era anche sempre se io nella mia Honda non avevo i carter in magnesio, cosa che avevano solo le moto ufficiali di Doohan e di Criville. Non avevo le molle di titanio, l'ammortizzatore, che queste poi sono cose di peso, ecco, non è che cambia la performance. Però, insomma, comunque non era una moto identica alla moto ufficiale. C'è qualcuno, qualche, diciamo, altro pilota, cioè,
prendiamo per esempio, non so, Duan, Reni e Schwanz. Anche di Kevin non abbiamo ancora parlato oggi. Cosa apprezzi di loro tre? Una cosa per ognuno. C'è un punto della guida, per esempio, che quando ce l'avevi davanti dicevi, cazzo, guarda come... Ma guarda, cioè Kevin era particolare perché era veramente, secondo me, quello che aveva più talento di tutti, a parte Lavado, che Lavado in 250 per me era quello che aveva più talento di tutti. Però nella 500 Kevin era uno che tu non sapevi mai cosa avrebbe potuto fare, diciamo. Io ho duellato con lui qualche volta, ci guardavamo in faccia, hai capito? Cioè, lui ti arrivava di fianco, ti guardava, io lo guardavo. Mi ricordo a Yarama, cioè, è stato fantastico. Beh, Secondo quindi me, talento puro, forse non molto tecnico, però talento puro. una domanda che, scusa, ti interrompo, una domanda che tanti appassionati, secondo me, si sono fatti. Schwanz sulla Honda cosa avrebbe fatto? Ma sai che magari la sua moto era la Suzuki, capito? Cioè, quello che, cioè lui si è espresso al massimo con Suzuki e credo anche per delle caratteristiche, perché Suzuki è molto simile a Yamaha, ha questa filosofia della moto che si guida bene, che magari non è la più potente, però ciclisticamente è sempre una gran moto. E probabilmente è stato così anche allora. E questo gli permetteva anche di fare i numeri che faceva, magari su un'altra moto non è detto che Certo, potesse fare le stesse certo. cose. E invece parlando di Rene. Reni, lui aveva questi momenti in cui diventava un automa. Cioè, se tu vai a vederti qualche gara, si vede. Cioè, ci sono dei momenti in cui lui inizia a fare dei movimenti. Che era una roba incontenibile. Quando lui entrava in questa modalità di automatismo, diventava qualcosa di inarrivabile. E poi, vabbè, la determinazione che aveva. Invece, Mick, credo che la sua forza grande è stata quella di rimanere sempre alla Honda, di avere sempre gli stessi uomini insieme a lui, che erano persone straordinarie, anche i meccanici, visto che ho avuto anche l'occasione di starci insieme 2 o 3 anni, ed era uno molto determinato, molto forte, però uno che ha sempre voluto fortemente i risultati. Uno che cambiava pochissimo sulla moto, non era un innovatore, perché tante volte mi ricordo nel 96 la Honda portava delle cose da provare, alla fine me le facevano provare a me perché lui non le voleva neanche provare. Quindi era particolare in questo, però insomma sapeva bene quello che voleva ed è stato un avversario fortissimo. Sì. Beh, facendo un Facendo un salto salto decisamente decisamente agli agli anni, anni, 20 anni vent'anni dopo, dopo, nel nel 2015 2015 ti ha contattato in qualche modo Vale. sì. Come, cioè, da come è nata questa collaborazione? Come ha capito che tu potevi essere la persona giusta? Ma guarda, è bello, c'è la storia è bella perché lui ha saputo che io avevo questa Yamaha R1 preparata per girare in pista, no? E loro iniziavano a fare questi allenamenti come VR46 con tutti i suoi piloti. Loro iniziavano a girare per allenarsi in pista e mi ha chiamato e mi ha invitato, mi ha detto, guarda, noi andiamo a girare a Misano, vieni giù anche tu con la tua moto, che così passiamo la giornata insieme. E io ho detto sì, cavolo, mi fa molto piacere. E sono andato giù e abbiamo fatto questa giornata in pista a Misano, abbiamo girato, lui ha provato anche la mia moto, che è questa giornata qua. Ed è stato un approfondimento, noi ci conoscevamo già.
Però, sai, ci conoscevamo da piloti, ecco. E invece qua è stato così, un conoscersi meglio, probabilmente. Senti, ma questa giornata, cioè come funzionava la dinamica dell'entrata in pista? Entriamo, facciamo un giro tranquilli, vediamo poi in realtà davate il gas. No, Cioè, beh, qui come. si entrava e entravi quando volevi, insomma, alla fine. Beh, ma Cioè, qui. avevi per 3 ore la pista e quindi dentro Ma fuori. qui immagino che c'era volontà di stare, di girare insieme. Certo, Sì. certamente. Non è che io giro come Valentino, a Misano. Ecco. Beh, sicuramente interessante, Però però. ci siamo divertiti, è stato bellissimo. Dopo siamo andati a mangiare insieme. E poi dopo qualche tempo così, ci siamo incontrati in VR46 e mi ha parlato di questa possibilità, di questa prova che lui avrebbe voluto fare. Gli ho detto, guarda, son d'accordissimo sul fatto di provare, facciamo una prova. E allora lui mi ha detto, guarda, ci sono i test a Phillip Island fra 20 giorni e facciamo questa prova. Vieni a Phillip Island. Ho detto, cavolo, sì, è anche un posto che ci torno volentieri. Quindi niente, siamo partiti, siamo andati a Phillip Island e abbiamo fatto questa prima prova. È stato molto bello per me, ecco, tornare così dentro alle corse. Per me è stato un po' come correre ancora per 3 anni, dopo tanto tempo. Ed è qualcosa che, insomma, è stato veramente piacevole. Ma tu con lui, se si può entrare un po' più nel merito, davi diciamo dei tuoi considerazioni, pareri sia a livello di guida sua che a livello tecnico sulla moto? Guarda, io ho sempre cercato di comunicare a Vale quello che vedevo, cioè perché io giravo per la pista e quello che vedevo sulla pista ho cercato sempre di comunicarlo. Poi dopo le valutazioni non le ho, qualche volta le ho fatte, ma per me era importante che le valutazioni le facesse lui, ecco. Alla fine sulla moto c'è lui. Io sì, poi ci siamo resi conto anche pian pianino che comunque riuscivo a vedere anche, insomma, delle cose che normalmente non sono cose così scontate, ecco, riuscire a vederle da bordo pista. Ci puoi fare un esempio così senza indicare Ma posti guarda, di problemi? io, cioè, anche per il rapporto che si è instaurato con Vale, con tutti, anche i membri del team, insomma, riuscivo quasi a essere sulla moto con lui, e questo qualche volta insomma, ci ha fatto fare anche delle belle cose, delle belle gare, insomma, anche delle belle soddisfazioni. Tipo Tipo questa. questa, sì, ma qui Jerez è stata una gara fantastica. Sì. Sì, grande soddisfazione. L'ultimo settore, sempre un po' che mancavano 2 decimini, e siamo riusciti a metterli a posto. Insomma, alla fine era Ma poi venuto. Questo. immagino che per un, posso dirlo, fanatico come te della tecnica pura, no? Scoprire quello che è oggi la tecnica sia stata Sì, ma per me è stato un aggiornamento come, non so, da Windows 98 a Windows 10, insomma. È stato un bel aggiornamento, diciamo, ecco. sì. Quindi è stato interessantissimo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista umano, perché comunque lavorare con Vale ho imparato anche un sacco di cose, ecco, non è. E ho imparato anche un sacco di limiti che erano i miei da pilota, perché comunque te ne rendi conto, ecco, vivendolo così in diretta. E qui siamo a Renice. Com'è andata qui? Qui bene, perché abbiamo fatto la gara tra i membri del team, no? A Renice. In occasione della gara di Misano, di solito Vale fa questa cosa,
invita tutti al ranch a girare con le moto del ranch. E quindi c'è stato il confronto con i meccanici, con Alex Briggs, con tutti gli altri, con Maio, cazzo, che gli ho dato una suonata, Maio, dai! Aspetta, vediamo se è sempre questa la situazione. No, questa è un'altra. No, questa è il primo test che abbiamo fatto insieme a Misano. Cioè, Ah. il giorno che ci siamo incontrati a Misano che abbiamo girato insieme. Con l'R1 tutti e due, sì. Bello, Sì. bello. Sì. Approfitto per, dunque, leggo un'altra domanda che ci avevamo posto. Allora, Gianluigi P. ci chiedeva, perché, allora, tu sei stato abbastanza, cioè hai cambiato Honda Yamaha in tutta la carriera. Poi, alla fine, c'è stato un po' questo mix di, non so come dire, sperimentazioni, possibilità, test, Disperazione. wild card, non so Beh, come lo chiamiamo. quelle sono le cose che si fanno quando sai che devi smettere, ma non vorresti smettere. Ecco. Alla fine è veramente dura. Il momento di smettere le corse è tosto. È un momento difficile e insomma, se qualcuno ti dice dai, vieni a fare un giro con la Suzuki, facciamo un test a Barcellona. Certo che vengo, perché ho voglia di girare in moto e vengo. Sì. Qui la Muth, sì, questa è stata un'avventura che poi, tra l'altro, cioè, a sprazzi anche robe, cioè, mica da ridere, hai capito? Perché pole position o comunque partenza in prima fila, anche Sì. belle gare. Però, naturalmente, sai, cioè, hai corso nei più forti team della 500 dell'epoca, insomma, sei un po' alla frutta, diciamo. Perché è ora di smettere? E Questo qui qui è con Kenny. Per me è ok. stato un po' anche dare indietro qualcosa, per dire Kenny con questa moto mi ha chiesto di fare dei test perché avevano dei problemi, volevano, insomma, avere un mio parere così via. E io l'ho fatto volentieri perché comunque sono persone che mi hanno dato molto. In quel momento potevo dare qualcosa a loro e l'ho fatto molto volentieri. Beh, sì, no, si chiedevano come mai appunto questo cambiare, questo variare, poi alla fine appunto è la fame di moto forse, no? La voglia di Sì, non scendere chiaro, mai. la voglia di andare in moto e poi, cioè, non ti basta una moto. Cioè, ci vuole una moto da corsa, capito? Cioè, perché comunque qualsiasi altra cosa. Poi allora, all'epoca, le moto stradali non erano come adesso. Cioè, adesso prendi un R1, cioè, è una roba, cioè, che non è lontanissima da una moto da corsa, diciamo, se Sì, la sì. prepari bene. Le moto degli anni 2000, cioè, erano delle robe che se andavi in pista, insomma, Senti, non erano grandi sensazioni. c'è Paolo Franchi che io ringrazio perché ci ha aiutato a recuperare alcune immagini tue un po' particolari, che chiedeva, c'è una moto che avresti voluto guidare ma non ti è mai capitato? Mi sarebbe piaciuto provare la Honda bicilindrica. Sai, il Sì, V2, certo, fine anni quello che 90. usavo Okada nel 96, diciamo. Sì. Sì. Quella è una Per moto che mi sarebbe piaciuto provare. curiosità. Sì, beh, per curiosità, Non sì. per vincere, insomma. No, per vincere no, perché vincere non, cioè, potevi vincere una gara, ma non tanto di più, ecco. Mi ricordo che in quegli anni là facevo una fatica. Sì, perché, cioè, la differenza di motore era troppa, cioè, non è che tu puoi passare la gente in curva tutti i giri. Quindi il vantaggio non c'era, ecco. Sì. Allora, qua no, ci chiedono allora, ma Luca, no, il podio delle maxi stradali in 80 e 90. Ma tu ho capito che in quegli anni là poi eri professionista, quindi hai avuto, mi dicevi, il VFR, però in realtà non è che No, hai beh, dopo provato. ho avuto anche il CBR 900, te lo Ah, ricordi? Quello tutto fiammato, arancione, il arancione, bianco Tiger. e blu.
quello che aveva la carena Ah, forte, sai che sì, aveva. l'SC28, la prima 92 era. Sì, 92, 92. Che Sì. moto, delle impennate in due. Allora vedi che le usavi anche su strada, quindi. Sì, qualche volta sì. Andavamo al mare con la fidanzata Senti, e e quel impennate fuori dal casello, da paura. Vabbè, 16 anteriore come andava? un po', bisogna stare attenti perché sbacchettava un po', ma. Beh, quella era stata la prima maxi stradale di concezione diversa, no? Perché aveva dato più, pe cioè, più peso, tra virgolette, nel senso più importanza alla leggerezza della moto che non alla potenza pura, no? Per Questa cui proprio lei, che sì. moto, ancora bella, pensa te. Ah, guarda, adesso sta risalendo di La prezzi in modo pazzesco sta moto. roba bella è sempre bella, non c'è niente da È fare. ricercatissima e non se ne trovano in condizioni. Poi c'è l'XR 600, perché io ho poi una roba strana, no? Pensa che io le moto da strada che ho iniziato a usare erano un XL 500. Quella con la ruota enorme, sai, che era poi papà, io gliela prendevo, non avevo neanche la patente. E vabbè, sorvoliamo. La usavo in montagna, diciamo. Tra impennate e senza patente siamo già a posto. E poi dopo XL 500, quella col freno a tamburo davanti, che dovevi, non potevi frenare, dovevi schivare con quella, no? Che non frenavo. E con quella lì ci ho fatto tipo 17.000 km, con questa moto. È stata la moto, secondo me, con cui ho fatto più chilometri. Poi l'XL 500 RM, no, 600 RM, quella con la prima con avviamento elettrico, che aveva quei cerchi, sai, con quel bordo, che aveva i raggi montati alla rovescio, te la ricordo. Quella lì, e poi dopo, vabbè, l'XR 600 R, che quella lì ce l'ho ancora. A ben 900 km, gran moto. Quella lì è dell'89. Hai Perciò qualche qualcosa moto da strada ce l'ho avuta. di moto, diciamo, in box? Hai qualcosa di particolare? Qualche moto di quelle che ho usato io all'inizio della mia carriera, le MBA 125, c'ho il Villa 125 TT4, che è stata la mia prima moto da corsa. C'ho un Malaguti 50-50, questa qua. Questo, Sì. ecco. Perché Ma delle è stato moto. il mio primo motorino, è stato il Malaguti 50-50, il tubone, sai, era il momento dei tuboni. Ce l'ho avuto anch'io, ma un po' di anni dopo. No, non hai avuto il top, tipo 50 top, roba così. Sì, ma degli anni di inizio anni 90. Tu eri così la Invece il mio era fine. l'HF, era quello fine anni 70. Sì. Quello lì ce l'ho, vabbè, c'ho il Dio, c'ho il Dio GP, quello che Sì. c'ho in quelle robe lì. Ma Poi altri rottami, più che altro. delle varie moto. Una Ducati 996R che Ah. però adesso ho venduto. Me l'ha chiesto un amico, gliel'ho dato. Delle varie moto che hai usato nella tua carriera, se ti dicessero devi fare un turno di mezz'ora, quale scegli? Una di un anno che vuoi risentire oggi? Beh, un 500. Quale? Va bene, è tutto, la Va Yamaha. bene tutto. La Anche Yamaha, una che ti un'Honda. diamo, una delle ultime ti diamo. Sì, la Yamaha, un'Honda va bene. Ah, ecco, Yamaha Honda, va bene. Non si sbaglia, insomma, ecco. Ah, lì non sbaglio. Vediamo, Valerio De Mastri ci dice, te lo ricordi Balestrazzi? Certo che me lo ricordo. Lo vedo ancora, ci sentiamo. Poi c'è, cioè, se uno è appassionato di due tempi, se ha da sistemare qualcosa, lo devi conoscere per forza, perché sennò fai fatica ad andare in moto. Sì. Specialista incredibile delle due tempi. Dunque, prima ci avevano chiesto una cosa interessante. Ecco, dei piloti di oggi, chi trovi più simile a te come approccio, come guida? C'è qualcuno che riconosci? Forse Morbidelli. Ah.
Morbidelli è quello un po' più, ma a livello anche, siccome insomma, l'ho frequentato, l'ho potuto conoscere bene, anche un po' a livello caratteriale, ecco, mi ricorda un po' come ero io Beh, lui è sempre molto tranquillo, equilibrato, non mai eccessivo anche nelle dichiarazioni, Sì, però poi in però è, pista. per me è uno introverso, diciamo, ecco. Magari non esprime mai, cioè fa un po' fatica magari a esprimere veramente quello che prova, ecco. E anche io ero un po' così quando correvo, ecco. Adesso vado via meglio, però Vabbè. Si cresce, si insomma, cresce, no? però si invecchia. Allora, Paolo Nettuno cosa ci dice? Ecco, quando capisci che è il momento di smettere, cioè, te la trascini un po' come sensazione, e poi c'è un momento preciso, ti ricordi un momento preciso in cui hai Sì, detto basta? me lo ricordo. Sì, dopo è passato un po' di tempo, però c'è stata una gara nel 97, dopo io ho smesso pesa nel 2000, però no, nel 2000, sì, più o meno, ma ho smesso prima, nella testa ho smesso già da prima, però durante il giro per andarsi a schierare ho pensato, cazzo, però se mi faccio male... Era Cavolo. questo anno? Sì, era questo anno. Era Phillip Island. Perciò l'ultima gara era, credo. E, cioè, ho fatto dei pensieri che ho capito che era il momento di smettere. Anche perché io ho sempre detto che dal momento che avrei sentito il pericolo, avrei smesso di correre. E quindi ho mantenuto la promessa. Insomma, ci ho messo magari un anno o due. Però nella testa avevo smesso di correre. Senti, da pilota trovi più affascinante il modo di guidare, ma anche l'approccio alle gare, ci chiede Walter, di Marquez o di Stoner? Ma guarda, sono due piloti straordinari, tutti e due, e il bello che poi fa parte dell'essere umano, che non ce n'è uno uguale all'altro, no? Ognuno di noi ha delle caratteristiche che lo contraddistinguono e quindi non lo so, forse quello che fa Marquez in moto io non l'ho mai visto fare a nessuno. E Stoner aveva un modo di riuscire ad arrivare al limite con le moto che era straordinario, forse si avvicina un po' di più a quello che qualche volta magari sono riuscito a fare io, ma quello che fa Stoner in moto io non credo Marques dici? cioè Marquez, sì, cioè, poi sì, è capitato, hai capito che mi sono salvato perché ho spinto col ginocchio, perché mi si era chiuso il davanti, però mi è capitato una volta, due volte, le altre volte sono sempre andato per terra, insomma. Cioè, alla fine Marquez per me è un innovatore, cioè è uno che ha portato veramente un qualcosa di nuovo in pista Quello che era stato Spencer, come dopo dicevi, tanto no? tempo, sì. Perché io l'ho visto per 3 anni in giro e cavolo, ho detto boh. Devo dire che mi ha sempre stupito per quello che riusciva a fare, ecco. Mi è sempre sembrato uno comunque con il rischio sempre dal 99 al 100% di rischio. Ecco. Proprio Questa era la mia sempre impressione a vederlo in pista. sì. Sono curioso di una cosa, siccome poi, vabbè, secondo me un ex pilota, un professionista delle moto, e in particolare tu, perché per 3 anni hai fatto esattamente questo di lavoro, sicuramente ha una chiave di lettura un po' più oggettiva. Cioè, riguardo tutto quello che è successo nel 2015. Tu che parere hai? Cioè, sono cose che una si è attaccata all'altra, si è andata un po' tutto a rovinare da solo, ci sono delle responsabilità proprio di guida, come la vedi? Allora, io non c'ero,
nel 2015 non c'ero e l'ho vista da casa, come l'abbiamo vista un po' tutti, ecco. Sì. Devo dire che è qualcosa che ha fatto bene, cioè ha fatto bene, cioè che ha fatto diventare più famoso il motociclismo, perché è un qualcosa che ha portato curiosità anche da parte di chi non era addetto ai lavori. Però è qualcosa che ha fatto male a tutti e due. Ok. Secondo me questo episodio, dunque questo episodio, ma quello che è successo nel 2015 è qualcosa che ancora adesso fa male sia a Valentino che a Marquez. E a me dispiace che insomma, che sia una cosa che non si possa risolvere. Certo. Sì, beh, è un secondo me tutti gli appassionati anche sono un po', è un trauma anche per tutti, perché sono due campioni, il primo che è amato da tantissimi rossi, va bene, e Marquez un po' anche i tifosi di Rossi in quel pre-2015 si stavano iniziando a innamorare di lui per quello che, come dicevi anche tu, no? Stava facendo in pista. Poi c'è stato questo trauma che poi secondo me non è una cosa non risolvibile, no? Ma non lo so, Senti, ti difficilmente risolvibile, diciamo. faccio vedere una foto. Io non mi ricordo esattamente tu cosa stessi facendo, ma è curiosa questa. Questo è con Nico, sì. Boh, Cos'era? non mi ricordo neanche. Boh, qualcosa. Ah, no, 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 forse qualcosa. Boh, non mi ricordo, bisogna sentire. Qualcosa per Grand Prix, probabilmente. Sì. Avevo detto, perché poi avevo litigato con un giornalista, qualcosa del Ah, genere. ok. Forse l'avevo offeso, diciamo. E poi c'è anche questa carina tua. Visto che è Donington nel 91, 91, sì. grande duello con Correggio, Correggiani, Sì. poi lui è volato via. Ma Sai le curve in discesa, quella S in discesa, c'è una curva. all'inizio, sì. Beh, Sì, è volato. qui si vede il tuo passato da Vedi, un atleta, po' di atletica era tanta arrivata. roba, eh? Sì, va bene, Luca. Senti, abbiamo fatto un po' un percorso lungo la tua carriera, un po' così atipico perché siamo un po' saltati di qua e di là, ma insomma, è stato Sembrata più veramente. lunga, così. Mamma. No, è stato veramente piacevole e interessante, secondo me, anche per tutti quelli che ci hanno seguito. Io ti ringrazio davvero molto, sia per quello che hai fatto 30 anni fa, perché è anche colpa tua se tanti di noi sono motociclisti oggi. Bene, dai, è una colpa che mi prendo volentieri. Esatto, sia per la tua disponibilità di questa sera, ecco. Va bene, allora io saluto tutti, ringrazio Federico per l'aiuto in regia, ringrazio Luca e alla prossima diretta. Ciao Luca! Grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao Filippo.